Allora, adesso accogliamo sul palco una streamer, una conduttrice televisiva e radiofonica. Da oltre 10 anni intrattiene la community con live legate al gaming, GDR, letture e serie TV. Un applauso per Curo Lili. Ciao Sara, Ciao! raggiungiamo il Era centro. questa la E X! questa è una mega stella, è una mega X. Mi hanno detto vai sulla X, io ovviamente sono andata su quella molto piccolina, scusate. Ciao! Ah, oppure possiamo andare anche più indietro, se vuoi venire un po' più indietro, guarda Sara, ci mettiamo qui a metà Come facciamo. volete voi, voi ditemi, Le io vie di faccio. mezzo. Allora Sara, tu sei una streamer su Twitch, giusto? Come nasce questa tua passione? Ma in realtà è nata molto per caso. Cioè, mi fai una domanda particolare perché non è qualcosa che è stato premeditato. Cioè, non è che mi sono svegliata un giorno e ho detto basta, da domani faccio streaming su Twitch. Giocavo ai videogiochi. C'era questa piattaforma dove ho visto che si poteva giocare mentre parlavi con altre persone, dialogavi con altri, facendolo online, in diretta, cosa incredibile perché fino a quel momento eravamo abituati ai video su YouTube. E in realtà io ho iniziato molto prima con i video su YouTube, Quindi però sei una di quelle che ha iniziato con YouTube. sì, ma io già da bambina smanettavo, considera che io già nel 2006 avevo iniziato a pubblicare i primi video, però era solo video gameplay, senza telecamera, senza voce, cioè erano solo i video gameplay tipo miei che facevo le mie giocate e a quel tempo si faceva così in realtà, Ok, cioè quindi registravi in camera, sì. poi montavi e pubblicavi su YouTube. Esatto, poi appunto un giorno è arrivato Justin TV, che non si chiamava ancora Twitch, sai? Ah, ok, no, non lo Sì, no, sapevo era questo. Justin TV e ho visto questa piattaforma, ho detto, ero con i miei amici, stavamo giocando su un MMORPG, che non so quanti conoscono l'etimologia, non so quanti nerdini, quanti gamer ci sono qua dentro, però ho sentito un po' di quindi bene. E era un gioco dove si giocava appunto con altri ragazzi, con altre persone e cercavamo persone per fare PvP. Che sarebbe andare a sconfiggere altri player, altri giocatori. E io ho detto, boh, raga, ma se facessi tipo una live su questa piattaforma, magari troviamo gente da killare, da far fuori nel Da gioco. killare, Troviamo ok. gente da killare. E fanno, dai, vai, Sara, prova. E è partito così. Perché È sì, partito è partito che volevamo far fuori gente su un videogioco. E alla fine sono diventata una streamer, quindi. e te lo saresti mai aspettato? No, ma va là, ma se no mi sceglievo un nick decente, non mi chiamavo Curo Lili, cioè, cos'è Curo Lili? Senti, tu spazi molto da letture, cioè Sì. comunque porti dei contenuti, no? Anime, Mi piace tematiche. che tu dica forti dei No, contenuti, beh, no? Perché c'è è un sacco vero. di gente che. No, è vero, È è una vero. frecciatina? È Come? una frecciatina No, Twitch no, Italia? assolutamente no, 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 però dico, nel senso, Ok. è molto bella questa cosa qui, Sì. però come riesci a integrare, diciamo, questi contenuti con quello che poi ti richiede la piattaforma, ovvero intrattenimento? Cioè, come fai a unire questi due aspetti che apparentemente sono lontani, ma in realtà poi Ma si allora, fondono. diciamo che la piattaforma è molto cambiata negli ultimi anni. Ok. Tra l'altro stiamo continuando a chiamarla piattaforma, a Twitch non piace questa cosa, sai? A loro piace che noi la chiamiamo servizio di streaming. No, lo dico a te così internos, tanto non ci sente nessuno, ma io continuo a chiamarla piattaforma perché quello è. E il punto è che io cerco di non fare i contenuti che la piattaforma mi richiede. Cioè, in generale io faccio le cose che mi piacciono, perché penso, cioè, io sono una videogiocatrice da tanti anni e mi seguono tanti ragazzi che amano i videogiochi e penso che se ci sono dei contenuti, dei giochi che piacciono a me, piaceranno anche agli altri. Quindi di base io parto sempre da quello che mi piace, perché secondo me se fai contenuti sempre con l'idea di quello che vogliono gli altri, di quello che vogliono vedere gli altri, cioè, perdi l'anima, cioè non è quello che piace a te, no? È quello che piace a loro, però quello che piace a loro deve piacere anche a te. E deve essere una cosa, secondo me, comunicante, perché comunque io quando inizio a giocare ad un videogioco, qualunque sia, lo faccio perché mi stimola e ho voglia di farlo. E quindi riesco a trasmettere magari la mia voglia di giocarlo e tutto quello che mi piace in quel gioco, magari facendo anche delle guide. Facendo appassionare anche altre persone, però se tu in primis non hai una passione per quella roba lì, come fai a trasmetterla? Quindi di base io non faccio quello che la piattaforma mi richiede, faccio quello che ho voglia di fare.
Oh, di solito funziona, sono qua, mi avete chiamato, quindi in qualche modo ha funzionato, no? Beh, direi di sì, direi di sì. Grazie. Guarda, ti faccio questa domanda perché mentre stavi parlando hai detto una cosa fondamentale, ovvero io faccio quello che piace a me. Sì. E quindi diciamo che un po' la community che hai, che è una community molto fidelizzata, è un po' ti rispecchia, cioè io penso che quando parli a chi ti segue... Siano persone che ti somigliano? Sono dei patati, sì, sono carini, sono dei patati, sono carini. Quanti patati? No, non è un nick. Cioè, pensavo i patati di Curolili, no? No, ti prego, che se c'è qualcuno qua dentro questa cosa finisce malissimo. No, semplicemente sì, sono persone comunque che secondo me cercavano anche un posto, un luogo dove dialogare, sai, dove sentirsi un po' a loro agio, una comfort zone sull'internet, perché... Comunque, cioè, il mondo del gaming non sembra mai spietato. Okay. C'è tanto gatekeeping, si chiama gatekeeping quando ti bloccano dall'altra parte del cancello, no? Si dice quando magari un giocatore particolarmente bravo, o a volte non per forza bravo, ti dice no, tu non puoi entrare nel mio clan, nella mia gilda, non puoi giocare con me perché non sei abbastanza forte. Quella è la base del gatekeeping ed è una cosa che purtroppo nel gaming c'è parecchio e si cerca di combatterla, cioè almeno io ci provo perché dico sempre, raga, cioè siamo tutti giocatori casual, il casual è quello che magari prende il pad la domenica perché ha voglia di giocare con gli amici e gioca. Poi vabbè, io dico casual però in realtà gioco tutti i giorni, certo. Quindi non so quanto puoi effettivamente definirmi casual, però sono molto in difesa delle persone che invece vogliono giocare per divertirsi, perché non, cioè, sennò veramente diventa un lavoro. E il fatto che per me sia diventato un lavoro non vuol dire che comunque mi debba mancare tutta la parte che mi ha richiamato a fare quella cosa lì, perché cioè, io avevo 7 anni quando ho iniziato a giocare ai videogiochi e li gioco tuttora e non ho mai smesso. Quindi comunque c'è dietro una forte passione. Se tu giochi sempre solo perché vuoi competere, vuoi far vedere quanto sei forte, vuoi far vedere quanto sei bravo, cioè ci sta, ci sono persone che hanno una forte componente competitiva, però non, cioè, il videogioco è divertimento e deve essere quello. Poi ognuno di noi ha il suo divertimento, io magari mi diverto di più a rilassarmi dopo una giornata pesante di lavoro perché voglio godermi le atmosfere magari di un bel RPG. Quindi la mia community è nata principalmente per quello, sono persone secondo me legate da questo fatto, dal fatto proprio di voler vivere il medium videoludico in un modo non troppo stressante, perché comunque nelle mie live ci divertiamo, ridiamo, facciamo patacate, sono romagnola, devo dire patacate almeno una o due volte. Patacate. E cioè l'atmosfera è sempre molto rilassata. E io ci tengo molto a questa cosa, perché non in tutte le community è così, e va benissimo, cioè ogni creator è diverso e ha la sua community. Nella mia io cerco di preservare proprio questa rilassatezza, il fatto che le persone possano sentirsi a loro agio, che possano sentirsi appunto confident, no? In comfort zone, in modo da poter dire tutto quello che gli passa per la testa. A volte litighiamo anche, eh? Ah, addirittura sì, proprio sì. Rapporto... Sì, io ci litigo un sacco con i miei utenti, perché a volte magari dicono una roba che mi dà i nervi, allora io sono molto passionale quando parlo, alzo la voce e sono tipo, no, perché secondo me è così. Però è bello anche quello, no? Cioè ci deve essere uno scambio, una discussione. E forse anche questo è il segreto del tuo successo, nel senso che ti avvicina... per la tua onestà e per, soprattutto per quello che hai detto prima, cioè anche il giocatore casual. Sì, come sono stato io all'inizio, certo. Giocatrice casual, si può avvicinare a questo. Grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille Sara, la Regione Toscana. Grazie. Wow. Grazie millissime, questo Pegaso mi piace. Grazie per aver rotto degli stereotipi, grazie per la tua umanità e per il tuo talento che condividi e metti a disposizione di tutti sui social e non solo. È un privilegio consegnarti il Pegaso della Regione. A Curolili! Fatto tutto? A posto. Un grande applauso! Curolili! Buon proseguimento!